scontato ormai, sono veramente contenta perché è stato un anno molto importante, un anno intenso per tutti noi, un anno fantastico per Marco Simone, uno di quegli anni vissuti pericolosamente, sapete un po' quei punti di svolta, no? Dai quali poi è difficile tornare indietro, insomma arriva un momento in cui si va avanti e da quel punto in poi si continua a camminare. Io sono diventata una grandissima fan del golf del Marco Simone, l'ho fatto grazie a voi, grazie a tanti volti noti ormai amici che vedo qui questa sera, abbiamo condiviso tante cose nel corso di quest'anno, quindi mi fa davvero molto piacere ritrovare tutti noi per festeggiare ovviamente il Natale e per fare un po' il punto della situazione di questo anno davvero incredibile che sta per terminare e poi ovviamente il 2015 che arriverà. Questo cambiamento che ovviamente ha investito il Marco Simone, del quale Marco Simone è stato protagonista e volano, devo dire, a livello nazionale, è un po' lo stesso cambiamento, profondo cambiamento, la profonda trasformazione che sta attraversando il mondo del golf, no? Perché fuori dubbio che siamo finalmente arrivati a un momento in cui anche in Italia il golf è diventato una disciplina, a me piace molto chiamarla disciplina, perché secondo me il golf è onnicomprensivo, il golf è uno sport, il golf è uno stile di vita, il golf è un momento di condivisione con le persone, tanti dicono il golf è uno sport individuale. Io per la mia piccola esperienza devo dire invece che il golf è una disciplina, un'attività nella quale si condivide molto, nella quale si cementano amicizie, si condividono emozioni, si condivide uno stile di vita che davvero va a comporre la squadra, cioè c'è lo spirito di squadra forte anche nel golf, appunto, per quanto invece poi venga nell'uso comune, nel comune pensiero definito un po' uno sport individuale. I confini di questa disciplina si sono decisamente allargati, c'è un potere attrattivo sempre maggiore, è diventato, io vedevo prima anche questa sera, ci sono bambini che girano, il golf è diventato qui al Marco Simone uno sport, un'attività per tutta la famiglia. Io ormai nella seconda parte soprattutto di questo 2014 ho frequentato molto il Marco Simone tra settimane durante il weekend e devo dire che vedere qui, per esempio in queste sale, qui fuori, sul green, sul campo pratica, bambini di 6 anni con i ferri in mano, pronti a fare i primi swing, a provare comunque i primi colpi, è davvero una emozione bellissima, perché si capisce che insomma stiamo andando incontro probabilmente ad un periodo in cui un'intera generazione sarà nativa del golf, naturalmente. Allora, all'alba del golf 2.0 io direi che entriamo nel vivo del Marco Simone, che è simbolo di questo rinnovamento. Vorrei quindi qui accanto a me il presidente del circolo, Fabio Virgili, buonasera, benvenuto. Buonasera Virgili. Il consigliere Pier Maria Ferrini, buonasera consigliere. Buonasera, benvenuto. E Lavinia Biotorti, consigliere ovviamente della... Allora, mi prendo io il microfono, vediamo, eccolo qua. Allora, Presidente, un anno importante questo per il Marco Simone. Importante, sì, un anno importante per noi, un anno che noi consideriamo un po' di svolta, guardando molto al futuro, e guardando molto al futuro abbiamo cominciato, come voi tutti avrete visto, a fare dei lavori importanti, lavori che sono in proiezione di quello che potrà appunto essere il domani sul quale poi parleranno due personaggi e un primaio Cesare, quindi lascerò poi la parola al nostro super presidente, signora Biagiotti, che è eccola. Ringraziamo sempre perché dà un grande peso e importanza a questo circolo, a tutto il mondo che la circonda. E per noi sarà un grande piacere vedere anche una vostra soddisfazione e i lavori che abbiamo fatto, voi li avete visti, e sono soprattutto rappresentati dalla gestione diretta del ristorante. Vedrete oggi, stasera, un ristorante stupendo, anche con dei cambiamenti che sono stati fatti, e poi stupendo per tutto il resto. Stupendo anche quello che è stato fatto qua dentro con dei cambiamenti, e noi siamo molto grati poi alla partecipazione con grande entusiasmo di Lavinia, alla quale va veramente un grande applauso, perché Lavinia dal punto di vista della comunicazione non c'è di meglio di Lavinia, è veramente una persona eccezionale. E anche in proiezione di quello che sarà ovviamente il futuro, perché noi siamo vecchietti, io ho sempre detto che, come si dice per i giocatori di golf e per non soltanto i giocatori di golf, il sacco dice no dog new trick,
e quindi la stessa cosa vale anche per tante altre iniziative. Noi guardiamo al futuro e quindi guardiamo soprattutto alla vigna. Per quanto riguarda il circolo, tra quello che ti ho detto e altri miglioramenti che potranno seguire in funzione, soprattutto in vista di quello che potrà essere il futuro della nostra attività, noi miriamo ovviamente a incrementare ulteriormente il numero dei soci, per questo è fondamentale. Già l'anno scorso e quest'anno è stato in certo senso un miracolo, perché il numero dei soci, per meglio dire, dei golfisti in Italia è rimasto sotto addirittura le 100.000 unità, e l'aveva superato e poi è leggermente sceso. Questo se lo potrà dire quando verrà il nostro grande presidente, che è in arrivo, no? E quindi lui parlerà anche di quello che sarà il futuro del golf in Italia. Lui ha un grande entusiasmo, pensa di poter raggiungere dei grossi risultati, anche realizzando quello che è un po' il sogno, del quale ovviamente parlerà lui. Io adesso mi astengo, ma penso che molti di voi già immaginate in che cosa consista. Però già quest'anno abbiamo organizzato delle gare importanti, come quella per la PMV, la Jaguar, e soprattutto la Roma Classica, che è veramente diventata classica di grande importanza sia per quello che riguarda il golf sia per quanto riguarda l'immagine anche del nostro circolo. Per il prossimo anno abbiamo già in programma una gara in cui sarà presente la Ferrari, ma soprattutto un'altra a settembre per la cosiddetta Coppa UEFA di golf, la Coppa UEFA che viene organizzata su richiesta dello stesso UEFA, che già ci ha detto che saranno presenti, ecco, personaggi come Platini, come Boniek, come tanti altri giocatori, soprattutto giocatori a livello internazionale, stranieri che sono molto più numerosi degli italiani. Ma anche in Italia abbiamo dei bravi giocatori come Vialli, ecco, e tanti altri calciatori. E quindi già questo potrà determinare per noi un segno di grande sviluppo, insieme con degli aspetti tecnici, per i quali poi adesso lascerò la parola al presidente della commissione sportiva. Ci mancherebbe, certo che sì. Presidente della società, ma anche presidente della commissione sportiva, perché sono previsti proprio per il golf, per cercare di incrementare l'affluenza di giocatori e l'interesse nel golf, dei cambiamenti anche sostanziali, oltre che tecnici. Io ringrazio a tutti, abbiamo anticipato forse di qualche giorno la serata per gli auguri di Natale, ma è questa un'occasione importante per tutti voi fare un ringraziamento per la vostra presenza, un ringraziamento anche per la vostra condivisione di queste nostre iniziative e l'apprezzamento che anche già c'è stato. Io sono molto soddisfatto da questo punto di vista, ho sempre invitato tutti a esprimere il loro parere per quelli che possono essere ulteriori miglioramenti e ulteriori considerazioni. E di questo vi ringrazio, a tutti auguro a voi e alle vostre famiglie fin da ora i migliori auguri per il Natale e il prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie, presidente. Scusate, la comunicazione di servizio, perché sono sempre, ma io ci sono sedie perché sarà bella, gioiosa, divertente, un po' lunghetta, cercheremo di stringere. Per cui chi è in piedi lì si può venire ad accomodare qua e ci sono, se la ci cosa sono. Un po' di più questa, esatto, serata. Ci sono sedie anche tavole. Passo la parola al presidente della commissione sportiva. Grazie. A stringere quest'anno è molto facile, perché io come Presidente della Commissione Sportiva ho sempre il compito più noioso, quello di parlare delle regole del golf e delle modifiche che di volta in volta vengono apportate da settembre. Quest'anno è tutto molto semplice, perché le regole del golf cambiano ogni 4 anni, le decisioni ogni 2 anni, il prossimo è un anno di non cambia assolutamente niente, quindi rimane tutto invariato. Sappiamo che tutti conoscete perfettamente le regole, per cui non abbiamo dubbi che in campo non vengano prese decisioni sbagliate. Vi ricordo solo quando avete dei dubbi, giocate 2 palle e poi quando tornate alla